Iglesias e Gerard Josh Bauer. Straordinario, stratosferico, Yuri Zanotti, secondo. Settimo ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, un grande terzo posto per Luca Freiburg. Vincitore della medaglia di bronzo per Santa Cruz FS AMTB Pro Team, Luca Braidot. Al secondo posto vincitore della medaglia d'argento per BNC Mountain Racing Team, Yuri Zanotti. Vincitore della medaglia d'oro, campione d'Italia cross country olimpico 2022 nella categoria elite uomini per Specialized Racing. Gli applausi sono tutti per Gerard Gerstauer. Gerard Gerstauer, di nuovo in maglia tricolore. Da un campione del mondo come te ci si può aspettare tutto. Oggi però non mi aspettavo di vederti così forte. Sì, dai, le ultime due settimane non ero mai così male. Ho fatto ottavo, nono in Lenzerheide. Andorra ho aspettato un po' di più, però alla fine ho sapevo che sono in forma e alla fine mai mollare. Dopo, sì, con Luca è sempre una guerra. Gerard, come hai detto, questo è un buon momento per te. Quali sono i prossimi appuntamenti? Dove vuoi essere al massimo? C'è il prossimo appuntamento, c'è Canada, la Coppa là, e dopo ci sono i mondiali. Ho detto sempre i mondiali là, un percorso bellissimo, un po' simile come qua, e fino alla fine c'è sempre quell'obiettivo. Ero due volte, o una volta secondo, ai mondiali, e da là, da quel piazzamento, c'è sempre quel sogno della maglia, sì. E, sì, alla fine non è facile chiaramente, però posso sognare. A proposito di tracciato del mondiale, parliamo di questo tracciato. Tu lo conoscevi a menadito, da ieri penso sia cambiato tantissimo. Come l'hai affrontato? Non tantissimo, un po' sì, chiaramente. Ci sono tanti radici e per quello sì, ho cambiato il copertone stamattina, e un po' più scivoloso chiaramente. Però alla fine sì, siamo tutti capaci con questo. Ultima cosa, dedica per questo titolo italiano. Mia famiglia. La mia moglie, che lei mi aiuta sempre. Ho due bambini ormai, uno è 2 anni e mezzo e l'altro è 8 mesi, per quello la mia moglie, sì, chiaramente lei è più importante. Prima lei, dopo tutto il resto. Prima loro, dopo tutto il resto. Yuri Zanotti, medaglia d'argento a questi campionati italiani in Val Casillas. Ti ho visto stringere i denti, sputare l'anima per rimanere attaccato ai primi due. Alla fin fine è arrivato un bel risultato per te. Ma sì, l'italiano conta solo vincere, quindi sì, l'obiettivo era quello. Sicuramente Luca era l'uomo da tenere, è venuta fuori una gara tattica. E sul finale Gary ha fatto il forcing decisivo, io non avevo per provare. Ho stretto i denti, Luca ha avuto qualche problema sulla parte centrale del percorso. Sono riuscito a passarlo e a guadagnare qualche secondo e l'ho tenuto fino al traguardo. Complimenti a Gary, ha fatto un'ottima gara. Tu sei un primo anno, potresti essere contento di un secondo posto al campionato italiano Elite. Passa anche da queste considerazioni di maggior determinazione alla crescita di un atleta, cioè la volontà di non accontentarsi. Ma sì, onestamente venire qua e puntare a un podio era fin troppo facile. Sono partito per vincere, onestamente. E quindi sicuramente quella è la motivazione che ti fa stringere un po' più i denti, anche nei momenti dove soffri davvero tanto. E quindi l'importante è sempre crederci, arrivare con la massima determinazione. Poi dopo la gara la scrive ogni giro che passa, quindi va bene così, sono contento.
Una stagione che ha scritto già diversi capitoli, ce ne sono ancora alcuni molto importanti alla fine. Tu sei partito con un po' di problemi per quella frattura, ora come ti senti? Ma mi sento bene, anche ad Andorra l'ultima prova di Coppa del Mondo ho provato a stare lì con i migliori, purtroppo ho fatto male i calcoli, forse il ritmo era un po' troppo elevato e alla fine ho sofferto tanto, però la condizione è sempre in crescita, sono contento del mio stato attuale di forma e onestamente vorrei portare a casa un bel risultato nelle prossime prove di Coppa del Mondo per diciamo essere ancora più contenti. Luca Bredot, terzo posto qui all'Italiano, la gara diciamo così è stata decisa all'ultimo giro. Sì, ho provato ad andare via due tre giri dalla fine, però oggi non ne avevo, sono venuti a riprendermi e Gary l'ultimo giro era più forte e niente, si merita la maglia, oggi andava di più. È un bel momento per noi, cioè festeggiamo due vittorie in Coppa del Mondo, festeggiamo Gerrard che anche lui ha fatto una top 10 in Coppa del Mondo. È un movimento in crescita, ma soprattutto tu hai fatto l'ultimo step che probabilmente ti mancava. Come hai fatto a farlo? Beh, adesso vabbè, ci sono lavorato molto con le persone che mi seguono e insieme abbiamo fatto questo salto che per adesso è, dico a tutti quelli che mi interessano, per adesso è una settimana, adesso vediamo se riusciamo a tenere duro. Al netto dei risultati, quello che mi incuriosisce e quello che mi affascina soprattutto è che un atleta di alto livello decida di cambiare tanto scegliendo una strada nuova, magari non può portare risultati come quella vecchia, diciamo così. Cos'è che ti ha spinto ho letto una tua intervista, a cambiare diverse cose nel tuo avvicinamento alle gare? Diciamo che vabbè, mi è sempre mancato qualcosa e ho avuto la grossa delusione delle Olimpiadi Mondiali l'anno scorso e da lì ho deciso di provare a cambiare, sì, ho deciso, dovevo cambiare qualcosa per forza e niente, ho cambiato tutto e però sta andando bene, adesso vediamo.